E ora siamo in compagnia di Salvatore Palella, fondatore e CEO di Elbitz, una società che vediamo sempre più presente in tutte le città italiane, con i monopattini, ma non solo, adesso ne parleremo, però prima le voglio chiedere qual è il motivo per cui come la mobilità smart, dove voi siete impegnati, può essere un motore per il rinascimento italiano dopo questi mesi così difficili che abbiamo vissuto. Grazie Marco per l'invito, sempre un piacere essere qui. Direi che assolutamente per le città italiane è fondamentale avere la smart mobility presente all'interno delle nostre città, delle nostre metropolitane. Credo che aiuterà tantissimo a muoversi, soprattutto in un periodo come questo, soprattutto nei periodi invernali dove sarà molto difficile muoversi in massa. Credo che la mobilità sarà molto presente e devo ammettere che hanno risposto presente tanti comuni, non a caso siamo il primo operatore nazionale, non solo per ordine cronologico, perché come sai benissimo abbiamo portato la micromobilità in Italia, ma siamo anche il primo per numero di città, in quanto siamo arrivati a circa 18 città più il campus di H-Farm che si è da poco aggiunto alla famiglia di Elbitz, e credo che quest'inverno dimostreremo al paese quanto sarà importante e interessante il fatto di muoversi insieme a noi. Ecco, guardiamo in positivo, come piace fare a noi di Forbes. Ovviamente è molto facile guardare tutte le cose che non hanno funzionato in questi mesi, invece se guardiamo avanti proviamo a dire qualcosa che ancora non è stato scontato né dal mercato né dall'opinione pubblica. Cosa ci potrà essere di positivo nei prossimi mesi? Beh, io credo che l'Italia debba fare tesoro di questo momento e cercare di attirare capitali, soprattutto stranieri, come facciamo noi. Siamo un'azienda americana, abbiamo deciso di investire nell'ultimo anno quasi 20 milioni nel territorio nazionale e credo che in Italia tanti faranno così. Ho sentito tanti colleghi, soprattutto nel mondo della mobilità, che decidono di investire in questo paese, anche perché, ricordiamolo, è un paese in cui grazie al turismo la mobilità, soprattutto quella smart, può avere successo. E l'abbiamo dimostrato in città come per esempio Roma, dove siamo partiti come sempre per primi, e adesso il romano non può fare a meno del monopattino elettrico, della bici elettrica. Adesso siamo ospiti di Firenze, dove abbiamo partecipato da poco al bando, e speriamo al più presto di festeggiare, sempre tramite i canali di Forbes, la vittoria anche di quest'altro bando. Esattamente, perché voi ogni volta che ci incontriamo avete una novità, e allora non posso lasciarmi sfuggire l'occasione di chiederti cosa avete in programma per i prossimi mesi. Avete qualche anticipazione da darci? Beh, sicuramente un'anticipazione te la posso dare dal punto di vista educativo. Come sapete, il monopattino elettrico ha il grosso problema del parcheggio selvaggio. Noi siamo riusciti a brevettare un parking spot, quindi la possibilità di parcheggiarlo in maniera intelligente e senza superare delle barriere. Non a caso presenteremo questo nel prossimo inverno, credo a novembre faremo una convention per presentare il nostro parking spot. E poi sicuramente un'altra novità sarà i delivery, perché ovviamente in un momento post-Covid il delivery è una cosa importante. A breve useremo sempre te Marco, ti daremo maggiori informazioni.